di essere qui, ma grazie soprattutto ad Annalisa Bruni e a Stefano Pittarello per questo libro, per una serie di motivi diversi. Il primo, provocatoriamente, perché potrebbe essere un libro da far adottare nelle scuole, nel senso che anche nelle scuole di scrittura creativa, e Annalisa sa come, cosa io pensi delle scuole di scrittura creativa, perché spesso i libri che escono sono libri a tema e soprattutto i libri a impronta, cioè che hanno una impronta che deriva ovviamente da chi dirige la scuola, ma che dal mio punto di vista ha portato un po' la narrativa italiana degli ultimi decenni ad impoverirsi di struttura e di espressività nella scrittura, preferendo una scrittura sicuramente molto colloquiale, molto referenziale, ma con uno scarso gusto, diciamo, della invenzione, della ricerca. Per cui studiare, come si può fare su un unico argomento, due scritture, due componimenti, chiamiamoli tradizionalmente come la scuola, cioè due forme di narrazione diversa, beh, potrebbe servire intanto a imparare che ci sono forme diverse di narrazione. È la storia di un disastro che capita nel 1951, a settembre, e diciamo Annalisa lo descrive dall'interno di un vincolo affettivo che in realtà si dipana e si spiega soltanto alla fine, e che invece Stefano Pittarello lo descrive dall'interno del treno, cioè dall'interno, cioè proprio dello strumento treno, dall'interno del vagone treno. E già nell'introduzione Annalisa Bruni dice che ha voluto tentare, provare di raccontare la storia con la S maiuscola e la storia con la S minuscola, cioè la storia di una coppia che per caso vanno a compiono un viaggio in treno. E quindi lei dice: io ho provato, rispetto alle notizie che ho raccolto su questa storia, a usare il restauro pittorico. Mi è piaciuta moltissimo questa frase, perché è vero. Ed è vero nel momento in cui noi vediamo Annalisa raccontare le fotografie, cioè quando tu fai emergere il ritratto di questi due protagonisti, di questi due personaggi, diciamo Giuseppe e Luigia, Giuseppe che ha postazione di seconda classe, anche questa è molto bella, la sottolineatura di seconda classe a Mestre, e Luisa, quella moglie, madre, che lui ha è riuscito ad avere accanto dopo una fuga d'amore, una cosa che è molto più meridionale, diciamo, che settentrionale, ed è l'entusiasmo di Luigia da Gigina, insomma, che noi seguiamo con il grande empito di questa donna, che evidentemente Annalisa ricostruisce, ecco, dipinge, ma ce la dipinge con grande maestria, posso dire, da forse alcune delle pagine più belle, insomma, che io ho letto di lei. Arriviamo all'Hotel Post e Luigia dice, scambia ovviamente una stretta di mano con una signora che incontra e ascolta. L'Hotel Post ha ospitato in passato personaggi famosi, Nietzsche, Haydn, Wagner, persino Mozart, chissà se è vero. Chi siano questo Nietzsche, questo Haydn, lei non lo sa e nemmeno lo chiede imbarazzata, ma di Wagner sa bene che ha fatto tante belle opere, di Mozart sua mamma le cantava sempre qualche aria quando era bambina, e mentre risuona il vorrei e non vorrei del Don Giovanni, mentre il ritmo dello sferagliare del treno sulle rotaie si addormenta. Ecco, lo trovo un'indicazione, uno specchio, un'apertura meravigliosa, e perché questo è un grande reportage, devo dire. Ecco, in questo caso sì, potrei richiamare i grandi narratori veneti che sono stati molto viaggiatori, quindi molti giornalisti, ma capaci anche di distinguere il racconto e il pezzo di giornale. Siamo abbozzati per farne soltanto uno, insomma, ma ovviamente anche lo stesso Commisso. Anche qui le ricerche personalizzate in qualche modo, cioè la partenza, l'attacco di questo reportage è un attacco narrativo in medias res, direbbero,
E poi appunto questa prima parte bellissima, ti dico la verità, perché è quasi mezzanotte, i passeggeri dormono, il capotreno si era preso una pausa, vede la luce fioca che filtra dalla lanterna troppo tardi, Victor l'agita disperatamente, sappiamo che Victor dice state attenti, guardate che c'è un treno qui, cioè in qualche modo tu sintetizzi in 40 righe quello che noi sappiamo già. E poi però ce lo spieghi.